Serio, no, però. Vai, vai, serio, no, serio. No, 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 sì, ma sì, sì. Ma fare il rire. Silenzio stampa, silenzio stampa. Silenzio stampa. Capite anche loro, silenzio stampa. Allora, deve essere serio. Ma questo caso Di Maio. Ma qual è il caso Di Maio? Però Di Maio è il campionato, era un po' moscia, l'avevo detto, facciamo un po' di spettacolo. È giusto, è giusto. Grande vittoria. Vittoria netta. Inquadriamo la regola di tre punti facili. Tre punti semplici. Tre punti semplici. Allora, test antidoping, ragazzi. Io non ci credo che. Ora poi intervistiamo. Ma questa magliettina di Mariolo. È un po' brutta. Perciò cambino questa vittoria. Questa vittoria, Peppe. Dedichiamo questa vittoria a Di Maio. No. Non lo diciamo. Alla madre scalò, alla madre scalò. Alla sorella. Perciò, potrebbe giocare bene. Vorrei dire una cosa. Intanto due cose. Attenzione. La prossima contro chi è? Contro i. La prossima tre punti semplici, questa è scontato. Cioè, come ogni fase. Con giocatori sì, vorremmo dire tutta la squadra, vuole dire una cosa. 1, 2, 3, Leto, fa! Leto! È il mondiale. Che rispondi? Hai Leto! Non risponde. È in silenzio sta. Comunque ci crediamo. Come il Palermo crede alla Champions League, noi crediamo allo scudetto. Loro credono. Così che si sciolse. Come il Lecce crede alla vittoria del campionato. Come la regina crede di salvarsi e andare in Coppa UEFA. Che Dio salvi la regina. Che Dio salvi gli Spardano. Capitan Monello, vittoria schiacciante 6-1. Cioè che strano Barberi che fa le interviste. È vero. Però non sono meglio di Manuel. Sì. Ah, grandioso. Perciò raccontami un po' questa partita, com'è stata. Ah, è iniziata bene. Aspetta, me ne vado subito. Si dice una cosa, porta bene questa. Due volte la mette e vince. Pesa un sacco dirlo, però. Sì, però. Non è quella, stiamo iniziando a giocare in 8. Abbiamo preso spunto di Atletico Scaglione, alla fine loro hanno corso un bordello più di noi. E chi è il vostro Miceli allora? Chi può essere? Chi può essere? Anche se Miceli poteva stare da noi. Ah. Alla fine però abbiamo evitato di prenderlo perché perché sia scarso e fortissimo. Perché rischiavo, non volevo rischiare di essere in 8. Più che altro già avevamo preso a ditta. Quindi era brutto dire. E già tipo vi trovavate bene con lui. No, te ne devi andare adesso. Ah, certo. Quindi non ne valeva la pena. Una cosa sugli avversari. Hanno giocato, ci hanno messo voglia, hanno avuto anche un po' di sfortuna, vedi il rigore. Che tipo... secondo le regole di Piero non c'è. Secondo quelle federali sì. Però comunque è andato sul palo, quindi non ne parliamo più. Secondo le regole di Piero. Il danno è che ci hanno fatto un gol e potevano evitare. Per i 0 subiti. Quindi credete sempre più a zona playoff. Noi per ora stiamo pensando da inizio campionato a salvarci. Andiamo nella zona playoff, ci siamo già salvati, certo. È la cosa migliore, però la tranquillità è il nostro, il nono posto è... Oggi ha mangiato il capitano. Ha giocato, ho corso, rispetto a quello che faccio io di solito, ho corso. Ha giocato? Minchia, corro, faccio quello che posso fare. Assist ne ha fatti? No, non mi è arrivato un pallone serio, ma non mi è arrivato. Ditta gli ha rubato il gol, perché è uscito lui, è entrato Ditta al posto suo, 3 secondi dopo ha segnato. Vabbè, l'azione diciamo che dovevo fare io. L'azione di Santo Stefano Gaetano, che la passa al centro e lui da 2 passi. Vabbè, bello, hanno giocato bene, Ditta si è integrato a perfezione. Dio, sai, mi si è rotto il giubbotto. Diciamo. Ditta si è integrato a perfezione con la squadra. Con la squadra ha fatto 3 gol. Gli ha rubato Calò il gol che doveva segnare lui per forza. Segnare lui. Pur di non darvi la tripletta. È andata bene per noi. La prossima invece contro chi è? La prossima è tosta. Porto Paolo? Contro i Porto Paolo. Ma perché è difficile? Oggi hanno pareggiato con gli Avengers. E questo è positivo. Perché pure noi abbiamo pareggiato gli Avengers. Anche no, quindi siamo allo stesso livello. Siamo allo stesso livello. È due volte che porto la questa maglietta del Milan e due volte mi arrivo pochissimi di rimpetto. È la maglietta del Milan. Vabbè, dai, pure la boys poi ne parliamo. Invece hanno perso con i Gladiators, mi pare più di quanto abbiamo perso. Sì. Quindi alla fine siamo allo stesso livello. Sì, stesso livello. Uguali. Che Capitan Monello lancia la sfida a Capitan Fazzari. È sabato. Giorno 9, sì. Mi spiace perché Fazzari è un bravo ragazzo. Vabbè, chiudiamo qua, va bene. Ciao Salvo, salutiamo tutti. E buone vacanze. Miceli segna poco perché Dano vuole vincere. Dice che Capitan Monello. Barberi, vieni Dano. Barberi è probabile che viene. Lo sbaraccio di trombetta. Ciao Salvo. Monello vuole aggiungere qualcosa alla sua intervista. Come dice Calò, visto il 6-1 abbiamo fatto 3 punti facili, ma facilissimi. Ok, detto questo a posto. Ciao. Cioè, fatto dire lui come comparsa. Sì, vabbè, lui li ha fatti 3 punti facili. Ciao Salvo.